Bello! Il miracolo del ragno! Ancora! Vogliamo sto record! Dopo che ZW Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge girone B. Cosa consiste? ZW Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darà loro a disposizione 100 tiri, non un in più, non un in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andranno a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi riuscirà a vincere questa speciale classifica? Chi riuscirà a superare il record di 51 gol? Lo scoprirete insieme piano piano e scrivete un commento al carissimo ZW. Chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge girone B? Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Siamo in una location un po' spettrale, un po' Silent Hill, sotto la nebbia. Abbiamo il primo 2007 ad aver esordito in Serie B. Qui con noi Brian Gila. Brian, benvenuto. Ciao a tutti ragazzi, ciao Anto, sono contentissimo di essere qua. No, per me è veramente un super piacere, un super onore. Sono un grande fan della serie, seguo tutti i video. Grande. Tu infatti, cioè ragazzi, prima mi fa, io le ho viste tutte le 100 tiri. Però ragazzi, Brian Gila, giocatore attualmente in attività alla Feralpi Salò, squadra di Serie B, dove tra l'altro io ho un mio grandissimo amico di Molfetta che saluto e salutiamo. Salutiamo. Perché anche lui ha partecipato ad un video. Però quest'oggi tu sei qui per provare a battere il record. Sei giovanissimo, sei un attaccante, sei già nel giro della nazionale albanese, perché sei albanese italiano, sì. Esatto. Hai praticamente militato nella Feralpi Salò fin da piccolo, stavo leggendo. Fino all'età di 11 anni, ho fatto 5 anni fino all'under 17 e quest'estate mi hanno tirato su a luglio a fare il ritiro, saltando la primavera. Cioè tu hai saltato la primavera, perché sì. È un 2007, quindi hai 16 anni. Sì. E come ti sei sentito? Bene, ero contentissimo. Te lo aspettavi? No, non me l'aspettavo. Ero convinto avessi dovuto iniziare con la primavera d'agosto, invece è arrivata la chiamata e contento così. Grande. Ho tantissime domande da farti, però per non perdere altro tempo, perché fa freddo, non ti voglio far raffreddare troppo, ti presento il portiere che sfiderai quest'oggi. Signore! Eccoci qua. Ciao ragazzi. Oh, un altro professionista. Stavo allora, un altro professionista. Ti ho portato Cossolù, che gioca nel Bayer Leverkusen in Bundesliga. Oddio. E adesso ti porto Brian Gila, che gioca in Serie B. Però lui è attaccante, eh? Quindi occhio Ragnar. Dopo Picci anche lui ha fatto Serie B. Quindi sì, Picci l'ha fatta però prima, nel Brescia invece lui è il primo che la sta facendo attualmente. Ma ti rendi conto che a 16 anni ha esordito in Serie B? Io a 16 anni stavo vincendo la carriera allenatore col Palermo. Quindi è quest'anno, cioè praticamente in questa stagione. Ad agosto ho esordito. Allora sì, sei carico, cazzo. Poi hai detto che sei fan, poi questa sfida sarà tosta. Perché se è fan la conosce bene. La conosce bene. Però dal dire al fare, lo sa bene Jackson. Signori, ci sono le tenebre. Condoglianze, caro. Non perdiamo altro tempo, ragazzi. Io direi di andare subito in cabina di regia, perché Brian si è portato una squadra di amici pronta a sostenerlo per battere il record della 100 tiri challenge. Andiamo, Brian. Andiamo. Buona fortuna. Grazie mille. Cabina di regia, allora presentiamoci da sinistra verso destra. Musa Ndiaye. Mirko Mennucci. Stefano Mennucci. Chi è che siete voi per Brian? I suoi compagni amici di merenda? Amici. Da quant'è che lo conoscete? Un po'. Ci siamo conosciuti i tornei amichevoli, dai, diciamo partitelle estive. Di che anno siete voi? 2003. 2003, quindi siete più grandi? Sì, 2002 io. Tu no? 2009. Ah, tu sei più piccolino. Quando vedevate un ragazzino come Brian così, cosa pensavate? Si vedeva già che... Si vedeva? Sì, forte lui comunque. Brian, se tu ci sei, possiamo iniziare. Andiamo, leone. Subito in movimento? La steccata raso terra. Prima stava provando tiri sotto al set, invece adesso è fatto. Palo, non è gol, neanche sotto la nebbia. No. Allora è arrivato il primo gol per Brian. Bello questo! Sì. Quando la mette lì, ragazzi. Niente da fare. No! Bello! Questo, raga. Bello.
carichissimo, eh. Sta tirando con una facilità impressionante. Siamo già a 4. Bravo qua il ragno. Lo ripeto, sti palloni fan cagare. Il decimo tiro, vediamo se farà il 50%. Sì. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. 5 su 10. 50% al primo giro. Brian Gila è qua per battere il record. Brian, fa freddissimo, c'è una nebbia incredibile, ci sono pure le campane, ma non si molla niente, eh? Zero. Come stai? Come la vedi? Bene, dai, continuiamo così, possiamo puntare al record. Mi piace, comunque sei a 5 su 10, cioè, non, sai cosa, mi piace proprio la tua facilità di calcio, calcio proprio, si vede che... È naturale. Sì, è naturale, è nato naturale. Per far questo, per far gol. Io vorrei sapere, da piccolo, cioè la tua storia proprio di come è iniziato. Perché comunque per essere il primo 2007 che esordisce in Serie B, comunque la tua strada, la tua gavetta, esatto, l'avrei allora fatta. È una gavetta un po' diversa, spiegaci un po' questa gavetta. Sei a 6 anni all'oratorio del Cologne, il paese dove abito. Feci 4 anni lì, poi l'ultimo anno, che sarebbe l'ultimo anno di scuola calcio, è un signore che abitava in quel paese, ex Brescia Calcio, Stefano Bonometti, leggenda del Brescia. Mi vide giocare al parco e mi chiese a mio padre se volesse andare a giocare alla sua società, all'Orseseo. Cioè, da che giocavi al parco? Sì, mi ha visto lì e complimenti. Mi chiese se volesse andare a giocare all'Orseseo. Feci un anno lì e poi da lì mi chiamò a fare un provino al Brescia, ma non mi presero. Però mi vide la Feralpi e fece un provino. Poi sono stato lì un mese a fare un provino e poi mi presero. Ho cominciato, eravamo tre squadre, A, B e C. Ero nella B, poi ho fatto il secondo anno. Non giocavo tantissimo, ero più non convocato che convocato. Okay, vabbè, ci sta. C'era altra gente. Poi arrivò l'altro l'anno dopo, in cui quello c'era il Covid. Cominciai a ingranare, a giocare di più, a segnare. Però a causa Covid, campionati tutti bloccati. Tutti bloccati e non ho potuto mostrare il mio vero potenziale. Finché poi arrivare all'Under 15, lì ho iniziato, feci 15 gol, capocannoniere del girone. Poi Under 17 da sotto età, con il 2006, sempre il capocannoniere, feci 21 gol in 18 partite. 21 gol in 18 partite? Poi ad arrivare ora a prima squadra. Cioè, un sogno praticamente. Un però sogno, comunque, sai cosa mi piace di te in questi primi momenti che ti sto conoscendo? Che tu proprio si vede che hai la mentalità... Per arrivare. Hai la mentalità giusta da calciatore, perché mi sembri proprio un ragazzo con la testa sulle spalle e che vuole fare questo. Certo. Quindi adesso ci stiamo divertendo, continuiamo a divertirci e chissà, magari... Record. L'hai detto tu, eh? Io non dico niente. Ti lascio due giri di fila questa volta, ok? Siamo a 5 su 10, 50% con le campane, con la nebbia. Brian Gila, non molla niente! Quando vuoi, Brian! Palo, occhio sempre, perché anche se tocchi la riga non vale, eh? Ok. Ah, peccato. Vediamo adesso. Ok, oh, è in linea. Buca le mani al ragno. Vabbè, resisti, dai. Ancora! Bravo questa volta il ragno, siamo a 3 gol. Peccato questo. Deve stare attento a non sprecare neanche uno per il record, perché sembra, prima non serve mirare per forza l'incrocio. Poi calcia molto velocemente, capito? Sì. Si prende poco tempo per preparare il calcio. E secondo me alcuni li stanno sprecando, sì, proprio per questo. Magari partire un po' più indietro. Dici? Più indietro, sì, perché dopo arriva lì al pelo. 3 su 10, totale 8 su 20. Allora, raga, situazione palloni. Volano, cioè proprio volano. Questi qua non sono i nostri palloni, ma fa un po' più così. Cioè, io più che parate di tuffo, sto facendo parate di riflesso. Sono tosti. Poi lui calcia bello sciolto. Sicuramente non si fa male, nel senso, non ha il tipo di fisico che dice mi stanco. Guardalo, che sorride. Bello. Nono gol per la doppia cifra. Questo. Il decimo lì. Quando le fa così non guarda la porta.
No! No! Così no, eh! 4 di fila, risposta del campione. E c'è il punto! Fan talmente tanto veloci e fan così. 5 di fila? Ancora! Gina, 6 di fila! Oh! Dai! È un botto risposta adesso, si sta già infiammando la sfida. Raga, cioè, ve lo giuro, è fan così il pallone, è troppo così. Para il ragno a suo giro. Sta subendo tantissimo la tipologia di calcio, sì, La sta subendo. Stava facendo fatica. Bravo! 7 gol, ha recuperato il giro di prima. Ha fatto 5, 3, 7, quindi siamo ancora al 50%. Certo, tiri neanche io che ho visto dove vanno, Voglio cacciare di lì, vado di qua. Vabbè, è una fortuna, Però vediamo, sui laterali forse potrebbe anche andarti male. Cioè sui tiri verso il palo. Che sono leggeri, non girano troppo, forse sono un po' più pesanti, girano di più. 15 su 30. Brian Gila. E il tiro, come lo chiamiamo? Il tiro della tigre? Serpentina, il tiro del serpente. Tu forse dell'aquila. Tu forse dell'aquila. Ah, giusto. Giusto. Ci siamo lasciati praticamente con il tuo approdo in prima squadra nel racconto di prima. E poi da lì, cioè io voglio sapere di più cosa passa nella testa di un ragazzo del 2007 quando il 20 agosto. Il 20 agosto del 2023 in Parma. Fra il Pisalò, il mister ti chiama e ti dice... Cioè, in realtà, spiegaci com'è andata. Cioè, te l'aveva detto prima che avresti esordito... Eravamo sull'1-0 e mi chiama il prof, il preparatore, e mi dice di andare a scaldare. Minuto? A scaldarmi, 75. Poi fecero il 2-0 il Parma e il mister mi chiamò in causa e mi disse di prepararmi che sarei dovuto entrare in campo. E lì cosa ti è passato per la testa? Non saprei dirti perché sinceramente penso che io ancora non me ne sia reso conto, non me ne rendo conto e non riesco ancora a, come si dice, metabolizzare. Non riesco ancora a metabolizzare quello che sto passando e quello che sto vivendo adesso. Non me lo aspettavo, era la prima partita ufficiale, quindi non mi aspettavo di entrare subito alla prima. Che tra l'altro, oltre al mio esordio, era l'esordio in Serie B della Feralpi Salò. Primo anno in Serie B della Feralpi. Quindi avete fatto l'esordio insieme e questa è una cosa un po' romantica, perché comunque tu hai fatto tutte le giovanili nella Feralpi Salò. La Feralpi Salò comunque è squadra che è nata da pochissimo. Arriva in Serie B e tu con lei, cioè proprio un esordio veramente occhi a cuori, una roba romantica. Cioè, quando sei entrato in campo? Io voglio sapere i compagni, voglio sapere la famiglia. I miei molto emozionati. Mio padre si mise a piangere pure, perché anche mia mamma. E i compagni invece mi caricavano, mi dicevano di entrare lì convinto di stare tranquillo. Poi entrare al Tardini, uno stadio storico, certo, con quello del Parma. Non è roba da tutti i giorni. No, non è roba neanche da tutti. Comunque, complimenti ancora. Grazie. Perché, cioè ragazzi, 16 anni, 2007, con questa testa, veramente continua così, mi raccomando. E continua così anche a 100 tiri, perché ne hai appena fatti 7. Sono pochi. 15 su 30, è uscito il sole, è terminata la nebbia. Ma non cambia niente. Bello. Vuole anche gli Eurogol, però si vede. Bello questo. Va benissimo. No! Palo non è gol! Cioè raga, questa serie non l'ho ancora parato. Palo non è gol! Preca! Bello questo! Andava fortissimo! 19, 40esimo tiro per il 50%! 20 su 40 ragazzi! Non si molla niente. Ci peccati due o tre male ad aprire. Ma lo sai perché? Perché stai calciando troppo veloce. Si riprende. Cioè non molla niente. 21. 22. Andava, Mamma mia. Girone A insegna. Si è vista.
bello! ventiquattro! No, ancora! Vediamo se farà il 50 anche a sto giro. Pararag, cinquantesimo tiro, siamo a 24. Eccolo! Lì, Brian Gila. venticinque su 50. Oh, non molla niente. Ci avvicina sempre non molla di più. Niente. 25 su 50, 50%. È buono. Deve, deve, beh, mantenere, direi. Deve mantenerlo, è ancora sotto di uno, però deve può rifare al record, può arrivare al grande record. Potresti superare Cerespera a 49. Adesso sì con questo ritmo. Oppure potresti superare il grande. No, diciamo, dai, non lo menzioniamo, perché ogni volta che lo menzioniamo poi lui crolla dall'alto. Però vabbè. Ci guarda. Cazzo è. Allora, io ti ho portato qua i tuoi compagni di viaggio, che in realtà vorrebbero farti delle domande, perché anche i più grandi amici hanno dei quesiti che magari aspettano il momento giusto da tirar fuori. Soprattutto questo ragazzo del 2009 vorrebbe... Più grande di me. Più grande di te, però in realtà è più piccolo, cioè 2009-2007, okay. 98, lui non lo so neanche. Grazie. Che cosa gli vogliamo chiedere, boh, a Brian? Magari per i ragazzi della mia età. Magari che stimolo hai usato, anche alla metà così, per andare avanti, cioè non mollare anche alle prime difficoltà che sembrano difficili così, cioè che stimolo hai usato? Bella domanda questa. Allora, primo, cioè primo, secondo me l'importante è forse l'obiettivo di arrivare, e se qualcuno vuole veramente arrivare fa di tutto per arrivarci. Come io non sono ancora arrivato, perché non è nulla, è solo l'inizio. Bravo. Devi sempre lavorare sempre di più e puntare sempre al massimo. Voi invece, ragazzi, che siete magari un po' più grandi? Io sì, volevo chiederti, comunque essendo in una squadra professionista, quando vedi i tuoi amici che escono la sera, vanno questo. A fare festa, comunque tu non puoi perché giustamente sei via, ti pesa come cosa o...? In realtà no, perché come già detto, se... cioè, quello che sono vuoi nato fare. Se quello che voglio fare sono nato per far quello, certo. Sei concentrato su quello e non penso ad altro. Cioè, vedere gli amici che vanno in discoteca, divertirsi, a bere, così, sinceramente preferisco stare a casa e star tranquillo. Sono molto tranquillo. Certo. Bella, mi è piaciuta molto questa domanda, bravo. Però ragazzi, 2007 con questa testa veramente, e anche con delle persone comunque che mi sembrano molto mature al suo fianco, quindi hai tutti i presupposti per star tranquillo e concentrarti al meglio sul calcio. E ripeto, qua siamo comunque al 50%, quindi vedi tu. Quando vuoi, Brian, siamo a 25 su 50. Due, no? Ancora! Era difficile bella, questa, bella. Cioè, così raga la palla, Sì, 28. La tocca? No, zappata. Oh! Beh. Oh! La tocca ma non basta. Per rimanere sul binario. Il 60° tiro, Brian Gila! No! Il miracolo del ragno. 29 su 60. La sfida si infiamma, ragazzi. Tutto aperto, è bravo. Adesso inizio a cercare di accendermi un po'. 40 tiri su tanti, perché comunque fanno la challenge. E vediamo come andrà a finire, vediamo come regge la pressione. È giovane, ha il fisico che, guarda, sembra che sta calciando, si sta riscaldando. Ma non c'è la gioventù. La gioventù ha anche dei difetti. Non c'è pressione. 29 su 60, da 61 a 70. Ha bisogno di recuperare un pelo. Okay. Eccolo comunque il 30°. No. Concentrato. Okay. 31. Pochissimo. Due passi e via. C'ho tutto il tempo per migliorare. Non è sempre facile incrociare.
E invece sempre lì. Prova ad incrociare, però sai cosa, con l'incrocio, quando incrocia la vuole sempre piazzare sotto il 7, sì, non cerca il gol facile, ecco. Mentre invece di lì tutte così, vengono tutte perfette. Ha recuperato! Con 6 a giro! Siamo di nuovo lì al 50%! 35 su 70. Ne dovevi fare 6 per recuperare e ne hai fatti 6. Non molli mai, Brian. Niente. Rag, difficile, eh? Tosta. Ti sto portando un po' di chicche in questo periodo. Sì, dal nulla! Tutte lì! Rush! Voglio sto che record! Cazzo, madonna! Vabbè, niente, continuiamo. Giusto così. Devi combattere. Ormai è diventato il chi a raggiungere il record è diventato. Devi combattere. Lo vogliono tutti. Beh, non ha detto, devo portare. Quando dopo Picci mi guarda e fa. Dobbiamo fare il record. E poi torna a studiare chi poter portare. Ho studiato bene? Vediamo, manca gli ultimi 30. Brian, siamo al 50%, mancano 30 tiri. Bravo. Perché cioè, veramente altro. Complimenti. 2007 con questo tiro, con questa voglia, con questa fame, anche in questa sfidina qua si vede che comunque c'hai voglia di farti vedere, che sei forte, quindi certo. Grande. E invece adesso ti voglio fare una domanda un po' off calcio, cioè sempre calcio però. Sei un 2007, sì. Sei nato comunque nella generazione Z, quella dei social. Cosa sono per te i social, per un calciatore comunque del 2007 in Serie B? Cioè quanto sono importanti? Ti devo dire, sono importanti da un lato ma anche da un altro, perché magari da un lato i social ti possono condizionare tanto se hai troppo tempo sul telefono così, e magari dall'altro lato sono anche importanti perché magari conosci agenzie, procuratori e altra gente così, okay. Che c'entrano col calcio. Va bene Brian, allora... Io vado. Continuiamo, scusami se ogni tanto ti interrompo, lo so che tu sei carico e vuoi calciare, io torno con i tuoi amici, andiamo a goderci lo spettacolo, bene? Ok, grazie. Brian, per il 36! Subito dopo uno da 6, lo voglio subito, vogliamo sto record! Oh. Ah, cavolo. Così! Dai. Respira il ragno. Perché sa. Dose sta in tasca. Para Ragnar che protegge Riccardo Dose. Eccolo. Siamo a 40. 50%. Vediamo se supera ancora il 50%. Oh! 80esimo tiro. La posizione la mette giù. Occhio. No. Peccato così. Rinnovo i miei complimenti Brian, perché veramente ci stai mettendo un po' di ansia a tutti quanti. Ragnar ride. È una maledizione oggi, minchia. Ce la devo fare, devo spezzarla. Vediamo. Allora, spezzarla. Sei a 40. Non mollare, E hai 20 tiri. Hai visto quella di Picci? Sì. Hai visto cosa è successo all'ultimo giro? Sì. Per favore. Ok? Non c'è pressione. Per favore. Non c'è pressione. Oh, sono partito in Serie B a 16 anni, ma che pressione devi avere? Sicuro? Tranquillo. Non ce n'è pressione. Secondo te, guarda, ma ti può mettere mai pressione quell'uomo? Lo dico in tanti. A me no, ma magari ad altre persone. Vediamo. 40 su 80, da 81 a 90, penultima serie, ragazzi. È importantissima. È importantissima, 41. 42, wow. Superato Axel Gullin. Dai. 43! Sei. 44! Stiamo assistendo alla storia. No! Para Ragnar, che vuole tenere in vita Moscardelli. 45. Sei
per il record, 4 per pareggiare Cerespera, 1 per pareggiare Mister di Zona. Piazzato 46, pareggia Mister di Zona per pareggiare Picci con un giro in meno. No! 46, ragazzi. Va bene. Uguale a Picci. Si sono presentati all'ultimo giro entrambi con 46 gol. 46, l'ho detto prima. Sei esattamente nella stessa situazione del Loco Picci. Anche lui si è presentato l'ultima serie, gli ultimi 10 tiri con 46. Poi però ha fatto uno. La pressione, la testa. Non lo so, ogni tanto può fare brutti scherzi, ragazzi. Qua è un passo dalla storia, Ha tre gol. Tre gol da pareggiare. CR Spera, il record. Il 5 per prendere. Del girone B. E io non dico niente. Con 6 gol superi Moscardelli. Dai, andiamo. È difficile, eh? È difficile perché non hai fatto più di 6. No, una volta hai fatto 7. Dovresti rifare adesso, nel giro con più pressione, il tuo miglior giro. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare. Lo fa? Io sì. Sono convinto. 100%. È due giorni che me lo dice. Sicuramente lo batto. Ma batte Cerespera o Moscardelli? Moscardelli. Batte Moscardelli. Il record da 100 tiri. Andiamo a scoprirlo. Gli ultimi 10! Brian Gila, il primo 2007 ad esordire in Serie B, si vuole prendere un altro record, il record della 100 tiri, forte Brian! Uno! Cosa? Ha spaccato la porta. 47, pareggio il Loco Picci, ancora Brian! Sì! Ha un gol dal pareggio di CR Spera. 49, pareggio a CR Spera, attenzione! Per superare CR Spera e diventare il primo del girone B! 50 gol! Brian Gila! E adesso si punta Moscardelli! 51! Calma! Abbiamo fatto suonare gli allarmi, raga! Calma. Per superare Moscardelli! Brian Gila! Il nuovo record della 100 tiri! 52! Allunga! E si continua! 53! Ragazzi, incredibile! E non 54! Non si ferma, raga! Quanti ne ha fatti? 54! Quanti ne ha fatti? 54! Quanti ne ha fatti? Il nuovo record, man! Della 100 tiri! Grandissimo, cazzo! 54! Abbiamo qui il nuovo record, man! Della 100 tiri challenge! Non solo ha superato CR Spera con 49, ha superato anche il GOAT Moscardelli. 54 gol. Bravissimo, bravissimo, non c'è nulla da dire, bravissimo. È arrivato. È arrivato, e lo aspettavamo nel 2024. E adesso è ancora più difficile superarlo. Volevate un professionista in attività, ve l'ho portato. E ha fatto il record. Oltre a essere il primo 2007 ad aver esordito in Serie B, è anche il primo... nella 100 tiri challenge. Bravo. E ha anche alzato le aspettative. 54. Mo è tosta, Mo è tosta. Ora è veramente tosta. Mo è tosta davvero. Ora è veramente tosta. 54. Con una nonchalance. Oh, ragazzi, facciamogli un cazzo di applauso veramente perché ho paura. Devastante, Era un record che durava da un anno e un anno e qualche una settimana forse, sì. Due settimane. Da sì. Tenuto un anno di record. Oggi non è nella mia forma migliore. Però è stato bravissimo lui, non c'è un cazzo da dire. Oggi potevo fare un po' di più, però è stato bravo, punto. Non c'è un cazzo da dire, è stato bravo. Ragle, ti vedo un po' sconsolato. Allora, il punto è, non è sempre facile performare, mantenere la testa, cercare sempre di ribattere, a volte bisogna saper rialzare. Allora, uno che si presenta con tutta la pressione che gli abbiamo dato e tutto quanto, che all'ultimo giro lui è stato sempre tranquillo. 1, 2, 3, 4, 5, cioè... 8 partendo, con un palo partendo col palo. 8 partendo col palo. Cioè, raga, gli avevo detto: devi fare la tua prestazione migliore. 7 non l'hai mai. Cioè, anzi, sì, l'hai fatta.
fai 8 all'ultimo giro, cioè dove comunque abbiamo visto anche una persona super carismatica come Picci, che comunque si è fatto prendere, tu proprio se ne frega che vai lì, 8 gol all'ultimo giro. Si è avuto la stessa espressione, da quando ha fatto il record, da quando ha fatto... Sì, è perché per lui era tipo un dovere, capito? Cioè non poteva sbagliare. È stato bravo. Io... Ragazzi, Brian Gila, a sto punto, primo gol in Serie B, devi fare l'esultanza. Bravo, complimenti ancora, complimenti ancora. Per forza. Ti guarda che ti sei creato tutta Italia. Nuovo anno. Tutta Italia aspetta l'esultanza al primo gol. Nuovo anno, nuovo record. Nuovo anno, nuovo record, venite raga, venite. Brian. Complimenti. Io ti auguro veramente, lasciando stare la challenge, che è una cosa per divertirsi, una carriera veramente fantastica, perché sei un bravissimo ragazzo e dei bravissimi amici al tuo fianco, immagino che avrai anche una bellissima famiglia. Certo. La Feralpi è una società comunque bellissima, si vede proprio. Quindi continua hai così. Tutte le carte in regola per poter far bene e poter spaccare. Ricordati di noi poi. Certo. E di questo record. Tanto allora, ci sarà gli ottavi. Ah, vuoi venire a fare 100 tiri cap? Forza. Lì è l'altra storia. A fare no, a vincere sì. Ah, ok. Ma tutti quanti vogliono vincere questa cavolo di cap. Vuole la coppa, vuole la coppa. C'è la gente che interessa più la cap che il record stesso. C'è Picci che fa, a me non importa, io voglio la cap. Giusto, magari poi. Magari contro il Mosca. Non sappiamo neanche. Finale. Non sappiamo. Finale col Mosca. Non sappiamo ancora se ci sia una cap, però vabbè, vediamo. Ragazzi, non perdiamo altro tempo. Io ringrazio comunque tutti i ragazzi che sono venuti qui e vi auguro comunque anche voi un bocca al lupo per la vostra carriera, la vostra vita. Rag, lo sai benissimo, oggi... stai tranquillo, oggi... sei sempre il numero uno, c'è un cazzo da fare. Ti voglio bene, è la prima volta che lo sento dire da Jackson, in 2 anni di una collaborazione. Che qua, quando calcio d'allenamento calcio sempre male. Brian, complimenti. Grazie mille. Adesso però, come dice Rag, porti il peso della corona che indossi. Però Brian Gila, posso dire che adesso che arrivare a 55 il record è difficile. Toccherà impegnarmi. È difficile. 55, io lo dico adesso, non c'è essere umano vivente sulla terra che toccherà i 55. Ma va! E lo dico adesso.